festival bellissimo, è un festival dentro la città. Noi siamo orgogliosi di Carta Carbone, è arrivato alla seconda edizione. Intanto vi facciamo i complimenti per la mobilitazione che ha fatto di tutte queste persone che girano attorno, questi volontari che veramente mettono allegria e danno la loro disponibilità perché cresca sempre di più. Gli facciamo in bocca al lupo perché merita di crescere sempre di più, e gli facciamo anche i complimenti perché il programma è fantastico, molto attraente, e penso che sicuramente avrà delle grandi soddisfazioni, quindi complimenti agli organizzatori. Un festival importante, un festival che l'amministrazione e l'assessorato alla cultura sostengono con grande convinzione, è una delle grandi iniziative che fanno di questa città una nuova città con una cultura elevata, con un ambito di partecipazione che certamente, come si vede dal programma, è straordinariamente importante. Oggi partiamo, mi pare che sia il momento più bello, c'è anche una giornata di sole, l'auspicio è un grande festival, 4 giorni di grande letteratura, di grande autobiografia. Treviso c'è sempre più vicina e speriamo che funzioni come è funzionata la prima. La prima edizione è stata un'edizione che è andata oltre ogni nostra aspettativa, perché è stata veramente consistente come numero di eventi, anche come presenze. Quest'anno raddoppiamo, i numeri di eventi sono circa 90, abbiamo 200 ospiti, autori italiani e anche stranieri, la novità della poesia e poi tantissime cose interessanti e importanti, presentazioni di libri, il concorso letterario, degli spettacoli, laboratori e fumetti, di fumetti per bambini, insomma ci sono davvero tantissime cose. C'è da sbizzarrirsi per chi vuole venire a trovarci, venite a trovarci perché dal 15 al 18 saremo qui a far rivivere Treviso di cultura.